Station. This is Houston. Are you ready for the event? Houston, this is Luca on the space station. I'm ready for the event. European Space Agency, this is Mission Control, Houston. Please call station for a voice check. Station, this is ESA. How do you hear me? I hear you loud and clear. Ciao Luca, sono Simone dal Museo delle Scienze di Milano. Complimenti, ho visto che stai andando alla grandissimo questa settimana, continua così. Passo subito la parola ai giornalisti perché abbiamo un sacco di domande. Ok, grazie. Sia di stampa Sky News. Ciao Luca, è un piacere vederti di nuovo in orbita. Utilizzando una tua stessa metafora vorrei chiederti se è vero e perché tra le stelle si può vedere ancora, si può vedere il futuro. Grazie e buona missione. Ciao Pino, grazie. Ma credo che sia abbastanza evidente, basta guardarsi un attimo intorno a me. Sono circondato da macchinari e laboratori che parlano di futuro, creano il futuro. Di fronte a me, dietro di voi, dietro la telecamera, in questo momento il mio collega Nick sta utilizzando una stampante tridimensionale per costruire tessuti biologici. Quindi veramente il futuro a bordo della stazione è il nostro mestiere, è quello che facciamo ogni giorno. Per cui direi che la mia metafora, che nel futuro si vede, nelle stelle si vede il futuro, è abbastanza appropriata qui a bordo della stazione. Ciao Luca, Andrea Bettini, Rai News 24. Volevo chiederti se è stato semplice riadattarsi alla vita in orbita e qual è la cosa a cui ti si riabitua meno facilmente. Grazie e buon proseguimento di missione. Ciao Andrea, direi che l'adattamento è stato velocissimo rispetto alla prima volta, mi sono sentito subito a casa, il mio corpo ha ricominciato subito a comprendere come muoversi, come spostarsi. Credo che la cosa più difficile alla quale riadattarsi sia il caffè a bordo. Ciao Luca, Giorgio Pacifici del TG2. Comandante della stazione spaziale, passeggiate nel cosmo, tantissimi esperimenti. Quale di queste attività ti creano maggiore entusiasmo oppure quale di queste attività ti dà qualche brivido? Allora, rispondo subito alla seconda domanda. Tutte le attività mi danno un brivido perché è chiaro che qui a bordo noi siamo responsabili di esperimenti, di scienza, di tante attività importanti, per cui è giusto avere un approccio molto molto maturo e responsabile. Per quanto riguarda la prima domanda, l'attività che mi dà più emozione è quella che viene in questo momento, quindi quella che faccio momento per momento, alla quale dedico tutta la mia concentrazione, in quel momento mi dà l'emozione più forte. Ciao Luca, Marta Melis, TG24, bello vederti così in forma. Nel primo tweet che hai mandato dalla Stazione Spaziale Internazionale hai raccontato l'emozione di vedere la Terra di nuovo dall'orbita. Come hai trovato il nostro pianeta a distanza di 6 anni dalla missione volare? Tra l'altro qui oggi per noi è l'overshoot day, abbiamo già finito le risorse naturali per quest'anno. E sei riuscito a rivedere la tua Sicilia? Allora, non ho avuto moltissimo tempo per guardare fuori dalla cupola, per cui non ho avuto ancora occasione di volare sopra aree che conosco bene.
però ho notato sicuramente che il pianeta sembra purtroppo un po' diverso. Sicuramente perché sono diverso io, perché lo cambio con occhi diversi, sapendo quello che è successo negli ultimi 6 anni. E per quanto riguarda la tua seconda domanda, sì, sono riuscito già a passare un paio di volte sopra la Sicilia guardando fuori, e presto vedrete anche le foto che spero di pubblicare il prima possibile. Qui c'è un po' la fila per mandare giù le foto. Buongiorno Luca, Emilio Cozzi, Forbes. Beyond suona come un'assunzione di responsabilità e una promessa insieme. Qual è la promessa di Beyond nei confronti del futuro delle esplorazioni spaziali e nei confronti dell'umanità tutta? Beh, la promessa di Beyond è la mia promessa, perché sono io che ho scelto il nome, sono io che avevo in mente questa idea dell'oltre, per cui la mia promessa sarà sicuramente quella che in questa missione giorno per giorno metterò tutto l'impegno affinché l'uomo possa continuare a spingersi oltre, affinché l'uomo possa continuare la ricerca, possa continuare a espandere la sua conoscenza verso l'esplorazione, che sia della Terra che anche dello spazio. Ciao Luca, Andrea Gentile, Wired Italia. Questa è la tua seconda volta sulla Stazione Spaziale Internazionale. Che cosa è cambiato nelle tue sensazioni rispetto alla prima volta? Ma forse il fatto che, poiché è stato così facile riadattarsi questa volta, ho iniziato subito a godere della bellezza della microgravità. Il piacere di muoversi in libertà, il piacere di non avere un peso, il piacere di volare da una parte della stazione all'altra semplicemente spostandosi con un dito. Quindi credo semplicemente di essermi potuto già dall'inizio godere tutto quello che mi aspettavo e che ero riuscito a godermi soltanto verso la fine della missione la prima volta. Paolo Rizzitti del Messaggero, ciao Luca, grazie per condividere le tue emozioni con noi. A ottobre sarai comandante di un equipaggio che comprende anche Simon, un robot dotato di intelligenza artificiale. Sembra l'equipaggio tipo di una missione di lunga durata. Come ti regolerai in questo tuo ruolo? Il mio equipaggio è fatto di uomini, e quindi il mio ruolo sarà quello di lavorare con gli uomini e le donne del mio equipaggio. E come ho detto tante volte, sarò a servizio dell'equipaggio per fare in modo che il lavoro svolto a bordo sia della migliore qualità possibile. L'unico modo per avere un lavoro di qualità è che chi lo svolge sia contento, che sia felice di svolgerlo, che abbia tutte le opportunità di farlo al meglio delle proprie capacità. Per cui il mio impegno sarà concentrato sulla comunicazione sia a bordo ma anche verso terra, dove esiste un intero team di persone che ci danno supporto. Alcune di loro sono in mezzo a voi oggi. Capitano Deborah Corby, Video News Aeronautica Militare. Ogni missione di volo implica per ogni pilota emozioni forti e sfide da superare. Quali sono i suoi sentimenti nel rappresentare il paese, oltre che come astronauta, anche come ufficiale dell'Aeronautica Militare? Ciao Deborah. Ma è sicuramente un ruolo che sento fortissimo, ecco perché io cerco di rappresentare al meglio, come uomo e come ufficiale, le donne e gli uomini dell'aeronautica militare, spingendomi, come dice il nome della missione, oltre, ma intendo dire anche oltre il cielo per certi versi. L'addestramento che noi riceviamo è un prosieguo, per quanto mi riguarda, di quello dell'aeronautica militare, di quello di pilota, e spero un giorno di poter portare le mie competenze a terra parlando con i piloti, parlando con magari chi si approccia al fantastico mestiere
di ufficiale dell'aeronautica militare e di poter in questo modo invitare i ragazzi e le ragazze del futuro a magari considerare una carriera in AM così come ho fatto io. Ciao Luca, Elisabetta Entini di Focus. Qui sulla Terra stiamo facendo i conti con gli effetti più estremi del riscaldamento globale. Dalla stazione spaziale ci sono segnali evidenti dei cambiamenti climatici e pensi che possa in qualche modo renderci più consapevoli di quello che possiamo fare per combatterli? Ma la stazione spaziale è una delle piattaforme che possono dare conoscenza per quanto riguarda il riscaldamento globale. L'Agenzia Spaziale Europea ha un programma satellitare che fa osservazione terrestre di altissima definizione ed è lì che veramente abbiamo visto i dati scientifici veri che ci danno l'idea di come sta, di qual è il trend del riscaldamento globale. Noi dalla stazione possiamo fare osservazione umana. E quello che posso dire è che io ho visto nelle foto mie e dei miei colleghi negli ultimi 6 anni davvero i cambiamenti, ho visto i deserti avanzare, ho visto i ghiacci squagliare nelle foto che erano mie e che adesso continuerò a fare, per cui spero che le nostre parole, la nostra visione, il nostro sguardo possa essere condiviso per allarmare la gente, per allarmare davvero verso quello che è il nemico numero uno oggi, riscaldamento globale, e anche dare una spinta ai nostri leader, a chi ci guida, a chi ha in mano le redini dei nostri paesi per fare tutto il possibile, non qualcosa, tutto il possibile per cercare di migliorare la situazione, se non possibilmente invertirla. Non so se è possibile invertire questo trend, ma sicuramente dobbiamo fare tutto quello che è possibile per rallentarlo e fermarlo. Rosanna Pires, TG1. Luca, ti trovo benissimo alla tua seconda missione nello spazio. Anche i social sono impazziti per te. Tu pensa che hai 536.000 followers su Twitter. Come ti fanno sentire? Ma fortunatamente io non misuro il successo in base al numero di follower, altrimenti impallidirei rispetto ad altri colleghi che hanno molta più popolarità, giustamente. E per quanto mi riguarda, io continuerò a basare il successo della mia missione in base ai risultati, in base a quello che stiamo ottenendo, in base a quello che la NASA, l'ESA, le altre agenzie ci chiedono di performare e dando il meglio di quello che riusciamo a fare. Se i nostri risultati daranno un cambiamento, daranno una spinta alla tecnologia, all'esplorazione, alla ricerca, alla scienza, allora lì sarò contento e avrò pensato di aver successo. I follower sono una grandissima compagnia, è molto bello interagire con loro anche da così lontano, ma il concetto è sempre lo stesso, è una comunicazione che ha lo scopo di dare divulgazione, di educare la gente al mondo della scienza, della tecnologia e dell'esplorazione. Ciao Luca, sono Giovanni Caprara della Corriere della Sera. Congratulazioni per la tua seconda esplorazione cosmica. Ci sono un paio di esperimenti che ti permetteranno di collaudare tecnologie che hanno a che fare con la Luna, quindi un robot, e poi ricavare ossigeno anche dall'anidride carbonica. Ti stai preparando per il volo sulla Luna? Sogni di poterci arrivare? Perché no? Se veramente riusciremo a tornare sulla Luna nei prossimi 5 anni, ma anche nei prossimi 10 o 15 anni, sicuramente ho l'età giusta per poterlo sognare. E anche se non l'avessi, sognare è qualcosa che ci fa stare bene, che ci spinge ad avere progetti sempre più grandi, quindi perché no? Mi piace l'idea di poter andare un giorno sulla Luna, mi piace l'idea di essere un passo più vicino ogni volta che acquisisco esperienza, per cui tutta la scienza che noi studiamo, tutta l'esplorazione, la tecnologia che sviluppiamo è volta al futuro, anche la Luna penso che sia il nostro futuro
e quindi anche nel mio. Ciao Luca, Teresa Monestiroli della Repubblica, solo una domanda veloce, in questa missione farete moltissimi esperimenti anche sul corpo umano in assenza di gravità e volevo sapere che cosa possiamo imparare nello spazio per migliorare la nostra vita sulla Terra. Se c'è un esperimento in particolare a cui tieni e con cui vorresti tornare a casa con il risultato. Allora, c'è una serie di esperimenti che stiamo facendo a bordo che riguardano il corpo umano. Una serie in particolare hanno un risvolto neurovestibolare che è molto nuovo, è qualcosa che non abbiamo studiato. Negli ultimi 20 anni di Stazione Spaziale Internazionale abbiamo imparato moltissimo sull'aspetto cardiovascolare e osteomuscolare, ma l'apparato neurovestibolare, quindi il modo in cui il nostro cervello integra tutti i sensori del corpo, quindi non solo i 5 sensi, ma anche i propriocettori, quelli che ci permettono di capire il nostro orientamento nello spazio, vengono affetti in qualche modo dalla microgravità. E questi sono esperimenti che poi permetteranno a chi ha delle deficienze in questi sensori o comunque dei problemi che per nascita o per incidenti ci aiuteranno a comprendere meglio come il nostro cervello funziona e come rispondere a queste deficienze. Chiara Di Cocco, Radio 24, ciao Luca. Passeggiate spaziali, volevo sapere quale compito dovrei svolgere questa volta, non facci preoccupare come l'ultima volta, e il ruolo di comandante ha delle maggiori responsabilità in questo. Allora, la prossima attività extraveicolare sarà a carico di 2 colleghi americani, Nick e Drew, e quindi il mio ruolo sarà quello di IV, ovvero intravehicular. Mi occuperò della loro vestizione, mi occuperò del loro equipaggiamento, ho già lavorato alla preparazione di una parte del loro equipaggiamento. Questa è soltanto la prima, esiste tutto un programma di attività extraveicolari e alcune se verranno portate a termine, alcune di queste mi vedranno anche impegnato come IV, quindi come persona che va fuori. Chiaramente nel nostro mondo tutto cambia, è l'unica cosa certa che sappiamo, per cui non posso dire quando e quali saranno, però spero certamente di poterle fare. E per quanto riguarda il ruolo e la responsabilità di un comandante, da settembre, quando prenderò il comando, sarò responsabile in primis della sicurezza dell'equipaggio dell'astronave, della stazione, dopodiché chiaramente mi occuperò del successo della missione, quindi di portare a termine tutto il programma scientifico di manutenzione tramite la comunicazione con l'equipaggio a bordo e quello di terra. Ciao Luca, sono Barbara Garufi di Topolino. Ti volevo fare questa domanda. Nella seconda parte della missione Bion ricoprerai il ruolo di comandante. Scusatemi, quanto ti è servito il ruolo di Capcom per poter affrontare questa nuova missione nello spazio? Il ruolo di Capcom è importante perché è quello di un comunicatore, deve essere una persona in grado di prendere tutte le informazioni all'interno della sala di controllo e poi dire esattamente la frase, la parola, il comando che serve all'equipaggio a bordo. Quindi serve a mantenere vivo il nostro contatto con il mondo operativo, ma anche a parlare in maniera concisa e corretta. Quindi mi ha aiutato perché comunque non ho perso l'abitudine a parlare di spazio, di stazione, di tutti i vari elementi della stazione, e poi mi è servito anche perché così so anche come racchiudere in poche parole i messaggi da dare a terra quando devo parlare con la sala di controllo. Vi piace questo orientamento? Ciao Luca, Chiara Tortorella, R101, una domanda molto leggera, un po' come credo ti senta tu in questo momento. C'è una barzelletta o una frittura che tra astronauti vi raccontate, magari proprio a tema spazio? Di solito in questi giorni la freddura più
comune che sentiamo, e stiamo facendo molte operazioni di trasloco, se vogliamo, perché è appena arrivato uno delle nostre astronavi cargo, la Dragon, il Drago 18, e quindi stiamo prendendo tutto il materiale dal Dragon e lo stiamo trasportando alla stazione. La battuta più frequente è che purtroppo qui a bordo non abbiamo spazio. Non so che non fa ridere, ma è molto vera, e quindi a noi fa ridere sempre. Sorry, we don't have any more time. We have to cut here. Thank you very much. Arrivederci a tutti, grazie alle domande. Station, this is Houston ACR. That concludes the event.